Ciao a tutti, allora io oggi ho avuto un'idea geniale, vabbè, arriva per dire, nel senso che avevo intenzione di registrare, ok, il Get Ready With Me, vestito, eccetera, però tanto là si vede tutto quello che ho, vabbè, non ve l'ho guardato. Però mentre ero in doccia ho pensato, beh, ma io in effetti oggi devo fare tutto, perché devo fare i capelli, probabilmente ho intenzione di fare una piega mossa, quindi vi faccio vedere anche il ferro all'opera. Mi devo rifare le unghie perché stamattina se ne è rotta una e devo anche abbinare lo smalto perché non c'è un secca niente. Vabbè, si è anche sbeccato, quindi così. Questo è In Stitches di Essie, che è comunque bellissimo. E quindi ho pensato, perché non facciamo un video da 0 a 100? Quindi faccio praticamente tutto, quasi tutto con voi, quindi preparatevi perché sarà un video lungo e soprattutto un info box lunghissimo, perché ovviamente vi metto sempre tutto tutto giù. Qua mi sono martoriata un brufolo, vabbè. E poi stasera, quando ritorno, perché stasera devo uscire, ma poi dormo a casa stasera, vi faccio, sperando di averne ancora la voglia, ma mi do questo impegno, vi faccio un da 100 a 0, cioè mi strucco così vi faccio anche la skincare serale, insomma quello che faccio per ora, che è veramente poco, per i miei standard è poco ovviamente, si intende. Allora, iniziamo con la doccia. Perché vi devo dire due cose. Intanto, ieri ho trovato da Attigotà questo bagnoschiuma qua. Era in offerta tipo 3,50 euro, una cosa del genere. Questo è Laura di La Rabbia Giotti, lo shower gel. Allora, io, cioè, questo profumo di questa linea, che esiste ancora e che ho, è il mio profumo della vita. Cioè, è quello che ho usato per, boh, 15 anni, non lo so, forse di più. Quindi, quando ho visto il bagnoschiuma, ho detto, beh, fammelo prendere. Ora, vi dico che sinceramente io mi sento il profumo addosso, mi sa che stasera a questo punto metterò questo profumo qua. Non lo so se lo trovate, vabbè comunque è un profumo veramente vecchio, c'ha cioè almeno 40 anni questo profumo, quindi vi dico solo questo. No, 40 no, ma mi sa che è una trentina sicuro, sicuro perché è degli anni 90. Shampoo, io ve l'avevo già detto, ve lo confermo, ve lo strariconfermo anche di più. Che questa linea qui di Redken è la vita. Io amo follemente questo shampoo e questo balsamo, veramente, cioè mi lascia dei capelli così morbidi che io in vita mia non li ho mai avuti così morbidi. Oggi però, per la seconda volta in realtà, ho usato la maschera della stessa linea, e io la trovo simile al balsamo, nel senso la sento paradossalmente leggermente più liquida come consistenza. Ecco, avrei preferito. No, non potete capire il profumo di sta cosa che rimane sui capelli, che è una cosa che mi fa impazzire. La trovo un po' più liquida del balsamo, ma un po' leggermente più potente del balsamo. Però differenza poca. Io comunque, ecco, se volete provare il primo acquisto, provate shampoo e balsamo. Poi, tra l'altro, ho visto che ci sono anche dei set, credo, comunque li vendono insieme. Eventualmente se lo trovo come set vi lascio il link di quello, fantastico. Il viso l'ho lavato in doccia perché quando sono, mi capita insomma che faccio la doccia la mattina, eccetera, faccio direttamente tutto in doccia e quando sono in doccia uso questo, che tra l'altro ce lo do un po', è arrivato qui, ma non ve ne ho ancora parlato. È di DHC come marchio, Face Wash Powder, è una polvere detergente, non è esfoliante o almeno cioè non ha un potere meccanico, ecco. Ma devo dire che mi piace un sacco questo prodotto perché è delicatissimo, ottimo se ve lo dovete portare in viaggio perché non è un liquido, è una polvere, voi vi mettete quella che vi serve dove volete voi e fa una bella schiumina molto delicata, quindi il viso l'ho già lavato in doccia. Visto che oggi dobbiamo farla completa, vi faccio, cioè vi dico, intanto mi devo lavare i denti perché non l'ho ancora fatto. E uso lo spazzolino nuovo di Xiaomi. Questo è il Oclean X Pro e questo è quello precedente. Ora, le differenze, vabbè, a breve poi vi farò la recensione, però a livello di differenza al momento l'unica cosa che ho notato è il display che vi dà delle informazioni in più. Mentre quello vi dice solo la percentuale di denti puliti perché riesce a capire se vi siete persi qualche pezzo, qua vi esce proprio uno schemino. Adesso insomma, ve lo faccio vedere. Alla fine, no, però ve lo faccio nella recensione, non ha senso, se no vi spoilerò tutto. Comunque, questo insomma, mi lavo i denti con questo. Vi lascio però il link della recensione dell'altro spazzolino, che comunque continuo ad amare follemente. Io mi lavo i denti, ci vediamo fra poco. Oggi voglio strafare, faccio anche un giro di Too Faced. Devo dire la verità, negli ultimi tempi non sono stata
costante. Devo riprendere perché io vedo subito immediatamente la mia pelle cambiare. Se non sapete cos'è il Nu Face, anche se siete nel mio canale, penso il 90% se non di più lo sa già. Comunque vi lascio la recensione, anche quella nell'info box. Gel è sempre quello da ecografia travasato in questa bottiglietta di plastica, sempre massima potenza. Ho lavato anche il viso, già che c'ero, perché comunque per togliere il gel io sempre un pochino di detergente, poco, lo metto sempre. Ho usato questa di Dierks, che mi sa che non ne ho ancora molto. Adesso vado a mettere il tonico e la mattina uso sempre questo, infatti vedete che sta lentamente finendo. Per metterlo uso questi quadrottini, che ritaglio da questi maxi quadrotti che ho trovato da Ticotà, che sono spettacolari. L'altra volta avevo preso dei quadrotti normali, poi ho visto questi ritagliati in quattro, vengono un po' più grandi di quelli rispetto a quelli che usavo prima e sono veramente fantastici, anche per togliere lo smalto secondo me. E insisto soprattutto dove ho questo brufoletto, perché ho avuto l'impressione, siccome non è la prima volta che mi capitano ovviamente, che è questo tonico che non vi ho detto cos'è, adesso ve lo dico, questo qua di Rodial alla vitamina C Glow Tonic. Secondo me l'asciuga prima, mi dà l'impressione che si asciughino prima. La mattina metto questo, la sera metto quello di Vera Lab, la luce liquida. Vabbè, ma quello poi la sera poi ne parleremo, insomma. Quindi aspetto che si assorba il tonico, metto il contorno occhi. Ho appena finito l'altro contorno occhi e ho iniziato questo. Cioè, in realtà questo l'avevo già iniziato, però l'ho messo da parte e adesso l'ho ripreso in mano ed è di I'm From, il Ginseng Eye Cream. Questo l'avevo scelto, no, non l'avevo scelto, mi sa che mi era arrivato spontaneamente da, me l'avevano messo loro nel pacco, da Yes Style. Adesso non vi so dire nulla, sembra buono, però voglio vedere adesso nel lungo periodo. Una volta che si è assorbito il tonico, metto come siero questo di Cioris, sempre da Yes Style, Bring the Light Serum, che ha una confezione fighissima perché guardate, quando voi lo aprite, lui già ha tirato il prodotto nella pompetta. Cioè, per me è una confezione geniale. E come consistenza, questo è ottimo. E ho notato anche io come si muove, perché pure lei l'aveva adorato sto siero. Ho notato anche di un miglioramento della grana della pelle, insomma, un po' del colorito. L'unica cosa che per me la mattina la consistenza non è proprio super. Ci mette un attimino di più. Comunque mi piace, ecco. Però di solito prediligo formule più. Vabbè, qua mi sono arrossata, vabbè, normale. Formule ancora più asciutte in questo periodo. Lo uso lo stesso perché comunque mi sta piacendo. E ho deciso di usarlo mattina e sera perché mi piace veramente un sacco. Sulle labbra metto questa droga di Laneige, mi piace da morire, che in realtà quando poi asciugherò i capelli devo rimuovere perché sennò mi si appiccicano i capelli sulle labbra. Però adesso, visto che devo andare a truccarmi, va bene, così faccio ammorbidire le labbra. Dimenticavo che metto anche il siero sulle ciglia, questo siero di Spectra Lash si chiama, sì, questo prodotto qua, che si mette sia mattina che sera. Io ancora sto aspettando dei risultati, quindi non vi so dire. Ne parleremo perché la confezione non mi convince, tra le altre cose, quindi vado a spostarmi di là. Qua il turbante è sempre quello della Acquis, che adoro, e poi vabbè, faremo i capelli, poi torneremo anche di nuovo in bagno. Iniziamo il trucco. Visto che sarò praticamente in black and white totale, avevo pensato di fare un trucco sull'argento. Adesso vediamo. La mia idea in realtà è usare la Cutie Palette Platinum. Solo che sono indecisa se usare l'argento protagonista su tutto l'occhio oppure mettere questo sulla palpebra e questo all'angolo interno. Sono ancora indecisa perché, vabbè, vediamo. Intanto metto il primer. Non metto protezione solare perché uscirò alle 7, no, anzi, sì, 7, 7 e mezza, quindi onestamente me la risparmio volentieri. Non ho messo la crema viso, anche se in realtà il più delle volte la metto, però oggi c'è veramente caldo, quindi il siero mi è sufficiente, anche perché, come vi dicevo, è un siero un pochino più corposo,
Cioè, corposo è un parolone, però ecco, mi è sufficiente in questo momento. Primer, sempre Fenty Beauty. Poi metto sempre questo ombretto qua dalla palettina di Charlotte sotto l'arcata. Io, cioè, lo sto considerando un trucco da sera, cioè, lo farei anche per la mattina, però magari, non lo so, probabilmente andrò un pochino più carica perché... Ah no, vabbè, potevo anche evitare di metterlo qua. Vabbè, ormai è fatto. Poi, ombretto di transizione, io prendo questo qua di L'Oreal perché è un po' più neutro. Questo è Force, se non ricordo male, si chiama. Io vorrei fare un esperimento, anche se... Di solito in queste giornate non si fanno esperimenti, però... Allora, stavo cercando il Cupizarro di Nabla, ma non lo trovo. Vabbè, userò la Smolder di MAC, perché volevo intensificare un po' l'angolo esterno con la nera. Vabbè, userò questa che in realtà si dovrebbe prestare allo scopo. Io non faccio mai questa cosa, è proprio un caso eccezionale, però... A me la smoldere di MAC nell'angolo, nella rima interna non dura, però devo dire che si sfuma da Dio. Allora, la smoldere di MAC per questo scopo devo dire che è perfetta. Adesso però io sopra ci metto il marrone scuro, però la base nera la volevo perché volevo che fosse proprio intenso. Non mi andava di usare ombretto nero. Allora, no, io mi sa che vado direttamente con l'argento, perché ho notato che questo qua tende un po' al verde sull'occhio, adesso no, preferisco l'argento. E io lo prendo col dito, perché... col dito, perché secondo me... è decisamente la morte sua. Allora, l'argento voglio metterlo bene anche all'angolo interno. Cioè, ragazze, sto argento è qualcosa di mai visto, veramente, cioè... Ha un'aderenza oltretutto. Io lì al centro ho insistito col dito perché secondo me è ancora meglio. Però anche col pennello vi dico: non scherza, questo è un pennello di Morphe, ma cioè lingua di gatto normalissimo, niente di speciale. Vedremo cosa ne sarà stasera. Qualcosina è caduta, però ci possiamo passare su, ecco. Allora, nella rima interna devo mettere qualcosa, metto sto mozzicone di, anzi mozzichino di matita pupa e poi volevo sfumare un po' meglio i bordi. Più o meno diciamo che sì, abbiamo sfumato, poi comunque finché non ho messo il correttore e tutto il resto ancora sembra, non è proprio il massimo. Mettiamo il mascara, no, prima metto la Fast Response. Stavo dimenticando. Come mascara, quasi quasi andrei con il Gentleman. Almeno due passate pesanti. Si vedono, vero? Ok, direi che il trucco degli occhi è finito. Adesso qua c'è un po' da pulire perché ci sono un po' di glitterini dell'argento. Però vabbè, col fondotinta non si vedrà più. Quindi fondotinta, solito Stay Naked. In realtà mi è venuto un flash, visto che non lo uso da un po'. Per stasera ci può stare. Prima di mettere fondotinta che ce l'ho ancora nelle mani, sui pugni nelle mani, metto un po' di illuminante, questo di Burberry, come base sotto. L'ho fatto appena in tempo. Beh, in realtà avrei potuto anche mescolarli. In verità avrei potuto anche mescolarli senza problemi, però visto che mi sono ricordata, un pochino lo metto. Adesso posso mettere il fondotinta e miscelo sempre i due colori, però di quello scuro ne metto una puntina veramente. Mi sa che per questo brufoletto ci vuole qualcosa di più. Correttore, mi sa che oggi metto quello di Urban Decay 40 nn, che è assolutamente perfetto. Cioè, c'è quella punta di... è leggero, la punta di chiaro che in questo momento mi piace. Anzi, vi dirò che faccio anche questa cosa. Ne metto un pochino anche bronzer, direi che uso quello in crema oggi. Poi metto una, meno di una lacrima di questo di La Masca, ma veramente meno di una lacrima. E soprattutto lo metto, anzi, io faccio così. Lo prendo col dito. Ah. Lo scarico sul palmo stesso, cioè lo sfumo, e poi quello che mi rimane faccio così. Ho notato che è l'applicazione migliore. Cioè, proprio così, guardate.
Tra l'altro questa cosa non mi era mai venuta in mente di farla anche con altri illuminanti liquidi, perché questo è potentissimo, però è stupendo. Si chiama OMG, è la versione liquida di OMG, però in realtà il colore non è lo stesso. E come blush, come vi dicevo, adesso lo metto dopo l'illuminante, metto quello in crema di Fenty, che è Cool Berry. E come sempre, sempre la cipria. Visto che la serata è lunga, quasi quasi, una botta di All Nighter me la darei. Ok, secondo me mi serve anche una ritoccatina delle sopracciglia in alcuni punti. Vabbè, uso la matita di Fenty Beauty, ma niente di che. Quindi noi ci vediamo dopo che mi sarò asciugata i capelli con il phon, per farvi vedere un po' la piega. Eccoci alla piega. Allora, in realtà non so come la farò. Vabbè, diciamo che farò che sicuramente alzo una parte di capelli, anche se a dire la verità io mi trovo meglio di solito a fare prima quelli sopra e poi quelli sotto, non so perché. Oggi facciamo al contrario. Io vorrei fare una cosa leggera, cioè a me non interessa che poi... Allora, stavo dicendo prima che suonasse il corriere, poi vi faccio vedere anche cosa mi è arrivato, che avevo intenzione di fare solo la parte finale, cioè una cosa molto leggera, non voglio, non vorrei partire troppo da sopra. Vabbè, adesso io sto parlando, ma adesso vedremo. Metto il guantino, che è in dotazione, si chiama la marca Atmoco. Atmoco, vabbè, questo qua è il ferro. Ve l'ho già fatto vedere, però non ve l'ho fatto vedere in azione. Vi faccio vedere qualche ciocca, no, famo notte. Ecco, che questo è esattamente quello che voglio io. Poi mi si amosceranno, però ottengo esattamente l'effetto che piace a me. L'ho tenuto poco, se l'avessi tenuto di più ovviamente si sarebbe arricciato un po' di più. Nel frattempo ho anche il ventilatore puntato, così raffredda già le ciocche. Ok, continuo, sto morendo di caldo. Sono stanca morta. Sono stanca morta perché sono impazzita, mi è venuta in mente di fare la ricostruzione perché Simona mi ha fatto venire il desiderio. Siccome mi si era rotta un'unghia proprio stamattina mentre portavo la spesa, ho detto vabbè dai, la faccio anche tanto se mi dura poco, tanto io la ricostruzione ovviamente la stacco così, cioè non ho neanche bisogno di usare la fresa. Comunque l'ho fatto con l'acrigel di Laila, non mi chiedete di fare il video, tanto lo farà Simona, lei usa il poligel, vabbè il principio è lo stesso, cioè il procedimento. E vabbè, ovviamente le ho fatte nere perché sono tutta black and white, sono... tantissimo, sono armocromatica oggi. Ho cambiato anche il cinturino dell'Apple Watch, ho messo quello bianco visto che ho anche la cover nera, così l'abbiamo fatta proprio completa. Adesso vi faccio vedere il vestito. Prima di farvi vedere il vestito vi faccio vedere che l'altro giorno ho fatto vedere i costumi che ho preso su Amazon, siccome mi era piaciuto tantissimo questo modello, però la misura, vabbè, non ho fatto il reso perché riesco a metterlo, però ho voluto prendere quella più grande, che è la XXL, perché il sopra, raga, mi serviva così, e ho preso questo, ditemi se non è stupendo. Cioè, questo non è armo per niente, però sull'abbronzatura è figo. Vabbè, vi faccio vedere solo il sopra, il sotto tanto è uguale, comunque ci metterei anche quello nero tranquillamente, senza problemi. Prima di alzarmi per farvi vedere il vestito, vi dico che la marca è questa qua, che non si legge benissimo. Non mi ricordo, sto stemma qua, vabbè, l'ho preso da Scarpe Scarpe a 30, scontato del 20, 32 euro, l'ho pagato. E c'era questa scritta Comfy Dress, probabilmente perché un pochino, non tanto, camuffa un po' la panza. I capelli nel frattempo si sono ammorbiditi, che è l'effetto che volevo io, mi piace tantissimo, di quel ferro lì. Stamattina poi nel frattempo mi è arrivato anche un pacchettino, un ordine che ho fatto io su Lookfantastic, quindi li ho pagati con i miei soldi. Allora, ero andata sul sito per prendere questo, perché se non erro, tra l'altro, costa anche meno che in negozio, che è questo ombretto di MAC della, di un'edizione limitata attuale, Foiled Eyeshadow, Tide and Sick si chiama. L'avevo visto in negozio, mi era rimasto un po' così, poi alla fine l'ho preso su Lookfantastic. Se riesco
a farlo uscire senza romperlo, perché io tra l'altro sì, vabbè, ho fatto il semipermanente, quindi non rischio di rovinarmi lo smalto, ma io sono convinta che mi salteranno entro domani a me queste unghie, sicuro, ma speravo almeno di farci la serata. Comunque l'ombretto è questo, il packaging è stupendo, l'ombretto è questo, bellissimo, questo qua. Dove sull'occhio, però mi ispirava un sacco. Ah, sulle labbra ho messo semplicemente il gloss, perché cioè, vado in pizzeria, quindi serviva poco quella, prima con la mascherina, poi perché bisogna mangiare. Per arrivare alla spedizione gratuita, era da un po' che ci pensavo, mi sono presa il Regenerate. Io questo qua l'ho già usato, mi piace tantissimo. Questo è uno dei migliori, anzi se non il miglior dentifricio che abbia provato. Tutto sommato non costa tanto, cioè secondo me per la qualità che ha non è tantissimo, poi comunque lo uso solo io, quindi mi dura un sacco di tempo, se non sbaglio sta sui 9 euro e qualcosa, 9 euro, forse anche scontabile, non mi ricordo, mi direi una bugia, poi eventualmente ve lo scrivo. Comunque questo qua, mi alzo e vi faccio vedere il vestito. Allora, come vedete è proprio perfetto. Allora, siccome ogni tanto qualcuno mi dice ma dove ce l'hai la pancia? Qua, eccola, no, non sono incinta, ecco, magari se sto non sto troppo rilassata, però ecco la pancia. A me sto vestito è piaciuto perché è sportivo, però allo stesso tempo c'è anche lo stacco di coscia così. E come scarpe ci metto queste, anche queste sono nuove, le ho prese sempre lo stesso giorno da Scarpe Scarpe, perché non ho un paio di scarpe così. Non si vedrà la cippa, sono della Wrangler, queste erano col 30%. Mi sa che pure queste intorno ai 30 euro. I lacci li ho cambiati però perché erano o bianchi o fiorati, non mi piacevano. E ho comprato questi che sono tipo glitterati, che qua non si vedrà, ma con la luce artificiale sono bellissime. Qua c'è un simbolo della Wrangler che è la stellina, però mi rendo conto che purtroppo non si vede bene. Vabbè, comunque sono delle scarpe semplicissime. Ero partita con le Adidas, però ragazzi io le Adidas le trovo di uno scomodo, cioè per i miei piedi sono la morte. Queste sono comodissime, quindi ci metterò queste. Dopodiché credo di avervi detto tutto. Adesso mi sa che mi devo mettere le scarpe perché fra poco devo uscire. Io vi saluto, spero di esservi stata utile. Mi raccomando, non perdete il prossimo video che sarà da 100 a 0. Quindi vediamo come sarà stasera, fine serata, come trucco e come capelli. Intanto vi dico, cioè da quando io ho fatto lo spezzone stamattina, il trucco, cioè il coso, è praticamente intatto, soprattutto la base viso. Ragazzi, il coso, l'all-nighter di Urban Decay è il miglior fissante per il trucco, non ce n'è, non ce n'è. Vi saluto, alla prossima.